Sì, in contemporanea allo sciopero di Catania il 21 ci sarà anche a Roma e il 22 ci sarà lo sciopero nazionale sempre a Roma dei Vigili del Fuoco e di tutto il comparto pubblico impiego e privato della USB. Noi come USB Vigili del Fuoco scioperiamo per il rinnovo del contratto. Il rinnovo del contratto che significa economia per tutti i lavoratori e che potrebbe andare a modificare anche alcuni aspetti del nostro contratto che sono non chiari. Il quale è la categoria particolarmente altamente usurante che allo stato attuale non abbiamo. Non abbiamo un'adeguata pensione perché un vigile del fuoco a 65 anni non può ancora stare sui mezzi di servizio perché il nostro è un lavoro molto particolare. Altra cosa su cui andiamo a scioperare sono le assunzioni. Le assunzioni che sono poche. Sono poi che rispetto al turnover e rispetto alle carenze che attualmente i vigili del fuoco hanno, dovremmo essere un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti, allo stato attuale siamo uno ogni 15.000. Le altre cose sono le sedi di servizio che sono ormai fatiscenti in tutta Italia e i mezzi che abbiamo sono vecchissimi, ormai hanno circa 20 anni ogni mezzo per andare ad affrontare interventi e a volte ci creano un po' di problemi. La formazione ormai è carente perché con la causa è la carenza di personale, per estrapolare le persone dai turni e andare a fare questi corsi di formazione non è possibile perché ogni qualvolta esce un corso di formazione andare a levare 3-4 persone da ogni squadra operativa significa un collasso del servizio di soccorso e questo non avviene e la formazione ormai è carente. Poi ci sono tantissime altre problematiche che devono essere affrontate. Quale le sezioni operative, quale il rispetto per il ripristino del nucleo sommozzatori di Catania. Cioè, lo sciopero ormai è quasi continuo perché le problematiche vengono poco risolte. Perciò noi ormai questa situazione insistiamo e contestiamo continuamente. Ci auguriamo che ci sia una presa di posizione e che ci diano quello che ci tocca. C'è la serenità e ci diano sicurezza.